Un Moren vecchio o di canale Lega era senza alcun dubbio già presente nel 1665, quando chi stava macinando incise sulla roccia viva, antistante la costruzione, proprio questa data ed una serie di croci abbastanza rare nella forma, ma frequenti in quel periodo. A dire il vero, sulla stessa roccia sono incise anche altri simboli che richiamano antiche civiltà. La storia ci insegna che questa tipologia di mulini è stata la prima ad essere inventata. Risale infatti al 75 a.C. per l'ingegno del popolo ellenico, l'invenzione dei mulini ad asse verticale. Ad un giro della piccola girante con coppi di legno fa un giro la macina. I romani, circa 2000 anni fa, introdussero i mulini ad asse orizzontale con un giro della girante, grande ruota posta verticalmente con l'asse orizzontale, la macina fa 5 giri. Alcuni di questi tipi esistevano nei centri principali ed anche sulle nostre montagne. A questo proposito abbiamo validi esempi a Cevignale, ad Ottone con il mulino dei Principi, a Bobbio e a Roncoli. Censimenti a fine del 1700 riportano che in Italia esistevano circa 500.000 di mulini, ma riteniamo che fossero circa il doppio, in quanto non tutti erano denunciati e censiti. La tipologia costruttiva e la metodologia di azionamento delle macine è simile a molte decine di altri mulini che esistevano funzionanti in valle sino agli anni 50-60 del secolo scorso. Ora quasi tutti sono più nella completa rovina. Nella sola vallata del Rio Rufinati, torrente affluente di destra dell'Aveto, ne esistevano 6, censiti da Pierluigi Carini con una ricerca condotta nell'estate del 2000. La struttura del mulino di Castagnola è tutta in pietra locale, ovvero a vetite, e come legante fu utilizzata argilla rossa impastata con acqua. La mancanza del tetto aveva fatto sì che le intemperie dilavassero l'impasto di terra, rendendo le pietre della costruzione molto instabili. Il tetto era con travature in legno, con sovrastante assito, ricoperto con ciappe di arenaria provenienti da una cava, si pensa, localizzata tra Castagnola e Cataragna, ovvero sopra l'antica via di Genova della Val d'Aveto, o più probabilmente dal fondovalle nei pressi dell'attuale diga, dove non molti anni or sono si cavavano le famose ciappe, ovvero lastre di pietra. Come la maggior parte degli altri mulini, quello di Castagnola era ad asse verticale, al contrario di quelli di pianura e collina che avevano l'asse principale orizzontale e ingranaggi in legno e trasferivano il moto verticalmente. Per il funzionamento del mulino veniva sfruttata l'energia cinetica dell'acqua, che scendendo in una canà, scavata in una lunga pianta di castagno, trasferivano l'energia ad una girante chiamata orserino e da questa all'albero che faceva ruotare la macina superiore. L'orserino è stato senza dubbio il progenitore delle moderne turbine del tipo Pelton,
L'ingegnere anglosassone, infatti, Mr. Pelton, si era limitato a mettere in bella copia quanto avevano già scoperto i nostri avi. I mulini di pianura, invece, sfruttavano la forza di gravità con grandi quantità d'acqua e piccoli salti, praticamente all'opposto di questi di montagna, che possono usufruire di modeste quantità di acqua e salti anche elevati. L'inesistente manutenzione nel corso degli ultimi decenni e le intemperie avevano reso la strada di accesso praticabile solo da esperti rocciatori. Era necessario quindi trasportare tutti i materiali dalla strada al mulino per una sessantina di metri. Con perizia si è provveduto a effettuare i fori nella roccia viva, dove sarebbe stata poi collocata la ringhiera, fissando nei fori con la boiacca. Questi sono serviti anche da piantone della ringhiera. La protezione è poi stata completata con un corrimano in legno. Un tempo il paranco a bandiera, necessario per posizionare e sollevare le macine per l'abbattitura, era in legno. Questo attrezzo è stato costruito in ferro solo dopo la Prima Guerra Mondiale. In questo mulino però non è mai esistito, in quanto le macine erano molto sottili e quindi relativamente leggere. Inoltre, sembra che le giovani e possenti braccia degli abitanti di Castagnola non necessitassero dell'aiuto di questa specie di paranco rudimentale. La grande macina viene sollevata per poter essere in posizione idonea per farlo entrare in linea. Se la mette tutta. L'abbattitura consisteva nel modellare con un'apposita martellina le due parti delle macine che vengono a contatto, o per poter macinare un differente tipo di cereale. Per quanto concerne la costruzione dell'orserino, dell'albero e dei sistemi di regolazione, possiamo dire che non senza difficoltà è stato trovato il legno adatto per la costruzione di 12 cuppi, che hanno la funzione dei cucchiai in acciaio per le moderne turbine Pelton. I nostri avi ne installavano 14. Il legno è stato individuato in vecchie traversine di rovere.
Data la durezza dell'essenza, per giunta impregnata, si è lavorato non poco con sega nastro per sgrossare i 12 pezzi di legno. Successivamente, con potenti ed affilate motoseghe e per finire con un'antica zappetta concava e non particolare flessibile di metallo duro, si è ricavato l'incavo di ogni singolo cucchiaio. Parallelamente, un'officina attrezzata per eseguire pezzi in acciaio con adeguata precisione ha provveduto a costruire le due flange di sostegno dei coppi e di aggancio degli stessi all'albero di trasmissione del moto. Da un tubo di adeguato spessore è stato ricavato l'albero di trasmissione. Questo poggia su un cuscinetto reggispinta che a sua volta appoggia su una trave incernerata ad un'estremità, mentre dall'altra è appesa, tramite una grossa vite, al trave di sostegno delle macine, detto a bancaina. Questa vite serve per la regolazione fine di macinatura. A volte si usavano anche solo due cuni in legno contrapposti. Questo si chiamava l'arsù. Un grande cuscinetto, posto alla sommità della macina inferiore, tiene centrato l'albero che sorregge e fa girare la macina superiore con un ferro piatto a forma di omega, la neia, che si andava a inserire in un incavo della macina stessa. Un altro sistema di regolazione era la velocità di rotazione. La si variava parzializzando la portata di acqua che scendeva nella canà, alzando più o meno la berlina posta all'inizio della canna stessa. Anche questa portata poteva essere ulteriormente parzializzata con una regolazione più fine tramite una stanga posta sotto la bancaina e collegata ad un asse posta appena sotto la parte terminale della canala, prima che l'acqua colpisse i cuppi. Una stanga da dressare, e però puoi tirare il culo lì. Allora di là, aspetta che prendere l'acqua. Aspetta, usiamo. Piano, no. Proviamo un po' di là. Tira. Si superisce la mancanza di braccia, numerose braccia con l'ingegno. Io ho messo due potrelle. E facciamo rotolare. Bravo, là siamo sicuri io. Sì. Oggi va niente, devo domani che la fiera, va. Adesso può dare una castrella e può fredda dietro il cassò. Guarda che qui asse lei, dai farò, facciamo tutto tutto questo. Adesso quando siamo a rete, tamburino con una strada, di morte, tra le da sotto, Il viso sempre c'è. Appunto, come vuoi. Ecco, se spostare un po' ti... Vabbè, ma la famo cosa. Aspettami un po', la tira anche tu. Aspetta che devo spostare un po', perché se no a tocca. Non ha preso, eh? Oh, senti, ho spostato la putrella che... Adesso andiamo tutto a chi, se no facciamo contro se va bene. In un primo momento l'associazione aveva pensato di impiegare le macine di un altro mulino di castagnole caduto in rovina.
ma la sua posizione, praticamente irraggiungibile con mezzi meccanici, avendo le intemperie asportato un lungo tratto di strada che conduceva al mulino stesso, richiedeva l'impegno di un elicottero. Per gli elevati costi, l'ipotesi fu accantonata. Poi, l'associazione venne a sapere che a Cerignale vi era un mulino facilmente raggiungibile con un escavatore, dove vi erano due macine buone. Dopo averle tirate fuori e caricate su un trattore, si appurò che una era cerchiata ed in tre pezzi e ne mancava uno. Dopodiché allora fu pensato di adattare una macina originaria del mulino del 1650, ancora in buono stato, con quella proveniente dal Cerignale. L'impresa non fu facile, la macina era eccentrica e quindi sbilanciata, inoltre non presentava la stessa concavità. Le pesanti macine, del peso di circa 7-8 quintali, sono poi state trasportate al mulino vecchio, dove sono state depositate con un piccolo scavatore e successivamente posizionate nella propria sede. Là, dopo lì determina tutto la girata. I lavori procedono, siamo riusciti a mettere su la girante e abbiamo messo su anche la macina. Ancora provvisoriamente il tutto, però riusciamo già a dare un'idea di come verrà il tutto. Dopo tre anni di duro lavoro, l'opera è stata ultimata. Grazie alle cognizioni e alla capacità di ultra sessantenni che, utilizzando antiche tecniche, hanno saputo riportare in vita un mulino del 1665, abbandonato e depredato per decenni. Infine, è stata fatta la prova di funzionamento. Immettendo l'acqua nel canale di derivazione con l'apertura della berlina della canala e aver spostato l'asse del parzializzatore, la macina ha iniziato a girare. La gioia e la soddisfazione di tutti i presenti sono state impareggiabili e crediamo anche di coloro che hanno partecipato al lavoro, ma non hanno potuto esserci durante la messa di punzione. Portalo in là.
va, la basta, la basta. L'associazione si augura che il lavoro fatto possa essere di esempio in altre zone della nostra montagna. Soprattutto ci si augura che chi è preposto a richiedere e a gestire i fondi sia così illuminato da prendersi a cuore e finanziare queste iniziative, delegando a chi ha la possibilità di farlo. Questo serve anche a dare un'immagine positiva e costruttiva di questo territorio. L'associazione si augura che questa opera possa diventare il ponte che traghetta le future generazioni verso una maggiore conoscenza delle tradizioni di queste montagne e avere un po' di amore e comprensione verso le radici dei propri padri.